Da aprile 2019 Massa Rosa potrà ospitare 5 persone con problemi di disabilità e disagi di natura economica nell'immobile comunale di Via Molinelli. Sono appena partiti i lavori di ristrutturazione del vecchio edificio e quindi, secondo la normativa, entro 100 giorni dovrà essere ultimato e pronto per essere abitato. Il bando regionale rivolto ad 80 persone che presentano disagi specifici riguarda tutta la Versilia, che di casi di disabilità, difficile calcolarne il dato preciso, ne conta oltre 300. Tra le diverse proposte avanzate dai partner del progetto, elaborato dalla Società della Salute, come Camaiore e Forte dei Marmi, è stata scelta la struttura di Via Molinelli, ritenuta la più idonea per i suoi 160 metri quadrati e per la centralità della posizione. Sarà proprio una abitazione, quindi una residenza effettiva per queste persone, che avranno l'autonomia di uno spazio notte, quindi di una camera con bagno, e avranno uno spazio giorno in comune tra tutti i 5 soggetti individuati. È un primo progetto sperimentale a livello versiliese, perché questo progetto dà la risposta a diversi disabili residenti nella zona Versilia. Le persone, i ragazzi e anche gli adulti certificati sul nostro territorio che restano fuori dai nostri servizi attuali sono molti, e questo progetto vuole ampliare la gamma dei servizi disponibili e in risposta a questi bisogni.